Aspettando tutti quanti questo derby perché è una partita delle partite, questa partita che 1300 persone potranno seguire sugli spalti del San Nicola. Credo che sia una vittoria dello sport prima di tutto. Sicuramente ci sono persone che secondo me comunque sono state un po' danneggiate da queste decisioni, credo, del prefetto, però sì, diciamo di sì, però io credo che sarebbe stato meglio far venire tutti i tifosi, anche perché questa dovrebbe essere veramente una festa dello sport. Avete già incontrato il nuovo direttore sportivo? No, io non ho ancora avuto questo piacere. E per quanto riguarda invece la situazione dell'infermeria, per la difesa è praticamente di fatto rientrata tutti, siete tutti disponibili, ma tu ti vedi totalmente centrale difensivo? Ho visto come ti stai muovendo anche bene quando imposti l'azione, potresti dare una mano in più al centrocampo e lasciare i posti di difesa. Ma allora, per quanto riguarda la situazione dell'infermeria, purtroppo non è delle migliori, lo sappiamo, quindi questa settimana abbiamo perso anche Mazzeo e Celli, che si aggiungono alla lunga lista di infortunati, però comunque non possiamo regalare energie, non possiamo perdere tempo perché abbiamo una partita importante da affrontare, quindi dobbiamo cercare di prepararla, di unirci e di trovare le soluzioni giuste per affrontarli. Per quanto riguarda poi l'altro discorso che mi avevi chiesto, io penso che i calciatori debbano fare i calciatori, quindi io, almeno il mio modo di ragionare, quindi sono un po', dico sempre che sono un giocatore vecchio stampo, quindi se l'allenatore mi dice di giocare terzino sinistro, gioco terzino sinistro. Non ho ancora cominciato a pensare a cosa è giusto e a dove sia meglio che io giochi, quindi gioco, certo, è normale che dopo 15 anni che ho giocato a centrocampo è bello pensare di poter tornare a centrocampo, ma la cosa importante è dare una mano e spingere per l'obiettivo. Sulla partita, Tommaso, che tipo di partita ti aspetti e che ambiente ti aspetti? Ma la partita sarà tosta, sarà tostissima perché loro sono un'ottima squadra e sono in un momento molto ma molto positivo. Giocano bene a calcio anche loro, si divertono, hanno un grande attacco, però io credo che anche noi giochiamo molto bene e abbiamo tutte le caratteristiche per fargli male. Sarà una partita tosta, sarà una partita accesissima secondo me. Spero nella maniera giusta, infatti non vorrei si facesse l'errore di caricare troppo questa partita in maniera negativa. Facciamolo nella maniera giusta, è un derby, è importantissimo, però è comunque una partita, quindi prepariamola incanalando l'energia verso il positivo e non verso il negativo. Ciao Tommaso, buon pomeriggio. Senti, volevo chiederti, tu sei difensore, quindi diciamo faccio a te questa domanda, voi avete incassato in totale un dato particolare, 6 gol nel primo quarto d'ora delle partite. Ecco, secondo te è una casualità oppure c'è, non so, una motivazione legata, non so, all'approccio, a qualche cosa? Cioè tu che idea ti sei fatto di questo dato specifico? E tra l'altro voi avete segnato appena 2 gol in quello stesso spazio, è lì che forse si è creata la differenza gol più importante rispetto al resto dei quarti d'ora della partita, insomma. Io sinceramente non credo sia un dato di cui tener conto, semplicemente perché ogni partita è una storia a sé e ogni avversario ha una storia a sé.
Quindi non si può fare una statistica e studiare questa statistica perché non giochiamo sempre contro la stessa squadra. Quindi questa partita abbiamo giocato con la Ternana, abbiamo trovato Tremolada che ha rubato una palla, ha fatto 7 metri, ha tirato una mina bassa, ha fatto un gran gol. Sicuramente, ripeto, cerchiamo sempre di analizzare tutto noi e cercare di trovare le soluzioni migliori, però credo che sia assolutamente un caso, non credo che ci sia niente da studiare dietro questo aspetto. Senti un'altra cosa, a proposito di numeri, questi un pochettino più generali, voi avete subito gol, parte una partita sempre, e alla stessa maniera, a parte con il Parma, avete sempre segnato riguardo alla Serie B. E quindi se facciamo un paragone con la C, questo può voler dire che essenzialmente la differenza tra la vecchia categoria e questa sta magari più nella forza degli attaccanti che incontrate, non nell'organizzazione difensiva. Non so Ma se... io credo che la differenza fra le categorie ci sia e sia anche netta, però non credo sia solo sotto quell'aspetto. Io credo che, molto non certo per difendermi, assolutamente, sono una persona che ci mette sempre la faccia e si prende sempre le responsabilità, quindi se abbiamo comunque incassato tanti gol abbiamo delle responsabilità. Però io credo che comunque l'aspetto difensivo non riguardi solo la difesa, riguardi 11 giocatori, quindi Sì, infatti intendevo Dobbiamo in generale. migliorare tutti sicuramente e sicuramente nello stesso identico modo, se facciamo così tanti gol, credo sia per l'organizzazione di gioco anche. Sicuramente poi abbiamo degli attaccanti forti, però credo che dipenda dall'uno e dall'altro, quindi è normale che si cerca di migliorarsi. Rispetto all'anno scorso è normale che c'è una differenza. L'anno scorso giocavamo contro... Con tutto il rispetto per queste squadre, contro l'Akragas, contro il Siracusa, contro... Adesso ti trovi a giocare contro il Parma, contro Calaiò, contro... Domenica già avremo Nenè, Cissé, Galano, Brienza. La differenza è netta. Non ci sono solo giocatori di Serie B, ci sono giocatori che sono scesi dalla Serie A. Quindi è normale che il livello è un po' più alto. Ecco, che impressione hai di questo campionato? Insomma, sono passate 15 partite, mi pare, insomma, le forze comunque in campo cominciano, anche se le sorprese ogni volta, anche ieri sera, cioè, Palermo ha perso Esatto. 3-0, cioè è veramente così strano, Esatto. particolare questo È campionato. particolare, è un campionato molto equilibrato. Quest'anno, a differenza degli altri anni, è un campionato molto equilibrato in cui non c'è né una squadra che fa strada né una squadra a cuscinetto. Quindi tutte si giocano le partite, molto livellato. In 12 punti, l'ultima squadra c'ha 14, la prima ce n'ha 26. In 12 punti stanno 22 squadre. Quindi è parato dopo 15 partite, quindi non c'è stata ancora una spaccatura netta. Quindi questo ci permette di lavorare tutti allo stesso modo, quindi siamo tutti alla pari. Ogni partita abbiamo visto ieri, da Palermo ha perso in casa 3-0 con Cittadella, nessuno se lo sarebbe aspettato, eppure succede. Senti Tommaso, prima si parlava degli infortunati e molti sono abituati a pensare alle assenze soltanto la domenica durante la partita, però ti voglio chiedere quanto incide effettivamente l'assenza di compagni di squadra anche durante la settimana, durante gli allenamenti, per quello che fate, insomma. Beh, sicuramente a livello proprio dell'organizzazione dell'allenamento, però io credo che questa sia una domanda da rivolgere al mister, perché poi, almeno per quanto mi riguarda, cerco di spingere più che posso in allenamento, perché credo che poi la domenica sia lo specchio della settimana, quindi ripeto, mi preoccupo molto poco di questo. Certo, il dispiacere è grande perché arrivare a vedere 7, 8 persone ai box, comunque persone anche a cui vuoi bene, quindi è un peccato affrontare delle partite e sapere che non ci sono, però alla fine dei conti, ripeto, noi dobbiamo cercare di stringere i denti in tutti i modi e di spingere, quindi non c'è tempo per farsi domande, beh, bisogna andare avanti, vuole regolare, le partite arrivano, non c'è tempo di piangersi addosso, dobbiamo trovare delle soluzioni.